Buongiorno signori, ben ritrovati in questo nuovo video. Purtroppo noi stasera la Champions non la giochiamo, ce la mettiamo via un po' questa cosa, però ovviamente la Juventus sta lavorando in questa stagione per riuscire ad agguantare un posto, una qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. Lo abbiamo sentito in tutte le salse, l'obiettivo principale, l'obiettivo minimo. Questa è quella cosa che inseguono i calciatori della Juventus, l'allenatore della Juventus, la dirigenza della Juventus, per poi non abbandonare comunque quello che è un grande desiderio, un grande sogno. Io vi avevo parlato al termine del mercato estivo di quest'estate, avevo fatto la mia classifica generale per la Juventus 2023-2024. Io sono dell'idea che la Juventus non abbia la rosa dell'Inter. Sono dell'idea che l'Inter sia due passi avanti la rosa della Juventus, ma di gran lunga, di gran lunga. Sono dell'idea che Inter sia la squadra più forte attrezzata, ma che poi non vincerà il campionato. Sono dell'idea che in questo momento anche il Milan e il Napoli siano avanti alla Juventus, non tanto per un fattore principalmente di rosa, quanto più per un fattore di consapevolezza e valorizzazione, di mentalità raggiunta da queste due squadre, perché sono le ultime due squadre ad aver vinto lo scudetto in Italia, sono le ultime due squadre ad aver cambiato un pochettino l'asse il Milan quest'estate con la cessione di Tonali e la qualificazione Champions che non avrebbe meritato sul campo, va sottolineato, è riuscito a fare un mercato secondo me molto positivo, andando ad incastrare diversi giocatori di livello. E sono tutti giocatori giovani che possono dare quel qualcosa in più, se allenati, se aspettati, se valorizzati a dovere, e sono convinto che il Milan stia lavorando bene da quel punto di vista. E poi c'è il Napoli, che lo scorso anno si libera, tra virgolette, di alcuni giocatori pesanti dal punto di vista della leadership nello spogliatoio, come Insigne o Koulibaly o Mertens, giocatori simbolo anche, se vogliamo, di quello che era stato il Napoli di Sarri, il Napoli dei 91 punti e che comunque arriva secondo, e che va a ricostituire quella spina dorsale aggiungendo giocatori del calibro di Kim, Kvaratskhelia, che poi ti fanno arrivare a vincere lo scudetto, no? Grazie a questo percorso di valorizzazione. Ma nel Milan e nel Napoli, quando inizia la stagione, degli anni dei rispettivi scudetti, sembravano la squadra da battere, o la squadra che a fine anno avrebbe alzato la coppa. Dico questo perché siamo all'interno di una Serie A in questo momento che negli ultimi anni ci ha messo di fronte a un campione inaspettato, la cosiddetta outsider. È un po' quello che era accaduto alla Juventus di Conte, perché il primo anno, il primo scudetto del ciclo dei nove, un conto è ragionarci oggi, dire sì, c'erano Vidal, Pirlo, Marchisio, Steiner, Del Piero, però all'epoca Bonucci veniva dal suo primo anno alla Juventus disastroso e si diceva che si era preso quello sbagliato tra Bonucci e Ranocchi e i difensori del Bari. Chiellini era non il capitano di questa corazzata di Juventus, ma un giocatore che, ma sì, non abbiamo ancora capito se da carne, da pesce, se da Juventus. Pirlo era uno scarto del Milan, arrivato a parametro zero, ma secondo voi il Milan non rinnova Pirlo? E allora significa che è finito. Avevamo Barzagli che era arrivato dal Wolfsburg per 500.000 euro e allora si era andato a svernare in Germania, è ovvio che se te lo regalano non sarà così forte. Avevamo, ce ne sono mille di esempi, Marchisio che era il ragazzino che veniva su dalle giovanili e dove vuoi andare con Marchisio? Mille esempi. Però poi con la Juventus è stata valorizzata, sono stati inseriti tutti i calciatori in un contesto mentalmente superiore rispetto a quelli passati. Per me il concetto mentale è essenziale e da lì è successo quello che è successo. È stato un viaggio bellissimo per me, durato 10 stagioni di vittorie, purtroppo con l'ultimo anno, anzi gli ultimi due, che hanno iniziato a segnare una lenta decadenza fino ad arrivare ai giorni nostri. Quindi significa che non bisogna partire dal presupposto che la Juventus sia la favorita per lo scudetto. Per me è un'eresia chi dice che la Juventus è la favorita per lo scudetto, dice una baggianata incredibile. Dall'altra parte non bisogna neanche considerare la Juventus come quarta forza assoluta del campionato di Serie A alle spalle di Inter, Milan e Napoli, proprio perché, come vi dicevo, lavorando su determinati giocatori, anche se sono giocatori che in questo momento sembrano scarsi, meno forti, lontani, non come quegli altri, di livello inferiore a quelli degli avversari, lavorandoci poi si può sempre tirar fuori qualcosa di fatto bene. E io credo che la Juventus quest'anno, senza le coppe,
come stasera, abbia una grande possibilità di lavorare per valorizzare questi giocatori qui. Io vi dicevo, per me la Juventus comunque arriverà quarta. Guardando un attimo quella che è la classifica attuale, e quindi con Napoli, Inter e Milan davanti, effettivamente la Juventus, poi la Juve, la Fiorentina, l'Atalanta, il Lecce, il Napoli, che è lì, tutte le altre, d'accordo? Io credo che la Juve, da un certo punto di vista, abbia una buona classifica, perché comunque sta seguendo quelli che erano i passi, i canoni dell'obiettivo, e cioè tornare a giocare la Champions League. Dall'altra vi dico che la classifica attuale, per quanto mi riguarda, è una classifica preoccupante. Non tanto per come siamo messi in classifica, perché ribadisco, siamo esattamente lì sulla valutazione tecnica che avevo fatto all'inizio del campionato, siamo esattamente lì, l'Inter, il Milan e il Napoli davanti alla Juve e poi la Juve. Però guardando anche un pochettino quelle che sono state le partite giocate dalla Juventus, non proprio dal punto di vista giocata bene, giocata male, vinta, persa, no, gli avversari che la Juventus ha affrontato: l'Udinese, il Bologna, l'Empoli, il Sassuolo, il Lecce, e li metto da questa parte, parte sinistra, anzi parte destra se vogliamo della classifica, chi più chi meno ovviamente, ci sono delle squadre tra queste che finiranno sicuramente dalla parte sinistra, ma anche altre che finiranno nella parte destra, e poi la Lazio e l'Atalanta. Mettiamo dall'altra parte. Cosa significa questa cosa? Che su 7 partite, soltanto 2 sono state di un grado di difficoltà abbastanza elevato, dico abbastanza perché la considerazione che abbiamo fatto prima è che ce ne sono 3 davanti alla Juve, che sono Inter, Napoli e Milan. Però di queste 7 partite che abbiamo fatto, le 2 più impegnative sono state con Atalanta e Lazio, con la Lazio che ha dei seri, serissimi problemi, lo stiamo vedendo. E dall'altra parte l'Atalanta, che lì era uno scontro diretto, no? Tra la Juventus e l'Atalanta, l'ultimo giocato proprio a Bergamo, 1-0-0 soporifero, oserei dire. Significa che la Juventus, l'Inter, il Milan e il Napoli ancora non l'affrontate. E significa che li avrà nelle prossime. Dando un'occhiata al calendario, nelle prossime 8 partite c'è il Milan, c'è l'Inter, c'è il derby, c'è la Fiorentina, c'è il Napoli. Ti rimane fuori soltanto la Roma tra le big, che anche la Roma è in un momento di difficoltà. Però significa che se già hai uno svantaggio nei confronti di quelle squadre che ti sono davanti, Inter, Napoli e Milan, per un motivo legato alla rosa attuale, alla valorizzazione della rosa che hanno avuto negli anni, per motivi differenti, però sono davanti, e io sono d'accordo con questa cosa, però le devi ancora affrontare, e nel prossimo filotto di partite hai esattamente quelle sfide lì. Quindi vi dico, io guardo la classifica e dico, beh, tutto sommato stiamo viaggiando su quella che è l'idea, la volontà, la macro volontà, però anche qua dopo ci voglio tornare sopra. Però guardando il calendario e le prossime partite dico, cavolo, attenzione, perché è un problema. Abbiamo già lasciato dei punti per strada contro squadre che non erano né Inter, né Milan, né Napoli e che ci hanno dato anche delle ripassate, non solo dal punto di vista del risultato, anche dal punto di vista della prestazione. Perché le parole di Giuntoli sono emblematiche. Il tifoso della Juventus deve guardare il risultato, ma anche la prestazione. Io credo che questo sia il più antico dei discorsi, di tutti, in assoluto. Anche perché io, e lo confermo anche adesso, ve lo dico anche adesso, se potessi firmare un foglio che mi dice che la Juventus le prossime 31-30 partite di Serie A le vincerà tutte 1-0 con l'autogol del portiere al 90esimo, io prendo e firmo. Però è ovvio che non voglio solo questo, è ovvio che non mi accontento solo di questo, perché dentro un 1-0 con l'autogol del portiere avversario al 90esimo c'è tutta una partita, c'è tutta una partita da giocare, da vivere. Perché io credo che, prima parlavamo dell'obiettivo, no? Il quarto posto. Significa che la Juventus, che ha fatto quarto posto con Pirlo, quarto posto con Allegri, terzo posto con Allegri, per il quarto anno di fila la Juventus va a completare un campionato in cui lo scudetto non ci finisci per giocarlo, o comunque non è l'obiettivo, diciamo così. Questa stagione, anche senza le coppe, con soltanto la Coppa Italia come coppa in più, per una qualificazione che deve arrivare lì. Io credo che per il tifoso della Juventus sia un po' troppo poco, perché io capisco
la volontà della Juventus società e capisco anche la volontà dell'allenatore della Juventus. Loro lavorano per quella roba lì, quello è l'obiettivo per la Juve, perché ti porta dei soldi la qualificazione in Champions, per l'allenatore perché magari dall'alto gli viene chiesto: ehi, quei soldi per la Champions ci servono, quindi arriva lì. Però il tifoso della Juventus non può fare il ragionamento basato sul risultato da ottenere lavorativamente, perché per il tifoso della Juventus, la Juventus non è un lavoro, è un passatempo, un divertimento. E quindi quando va allo stadio, secondo me il tifoso della Juventus vorrebbe vedere qualcosina di più rispetto al: ehi, Lecce non ci ha mai tirato in porta, ne abbiamo vinto 1-0 su una mischia. Qualcosina di più. Se il tifoso della Juventus va in trasferta a Bergamo, secondo me vuol vedere qualcosina di più del: ehi, 0-0 non abbiamo perso, sarebbe stato grave perdere. Quindi l'Atalanta la lasciamo lì, è a posto. Che non è un discorso di devi vincere lo scudetto, perché io ho tanti amici che tifano per delle squadre più piccole. L'altro giorno facevo un esempio di un mio amico che tifa Bologna, ne ho tanti che tifano Bologna, alcuni che tifano Spal, altri che tifano Modena, qualcuno Sassuolo, ma tutte le volte che vanno a vedere la loro squadra non è che dicono: bene, non hai vinto contro squadra X, non ci vado più allo stadio, non ci vado più. Perché non è così. Però credo anche che quando un tifoso va allo stadio non gli interessa sapere: ehi, abbiamo fatto 0-0, quindi con lo 0-0 lì muove la classifica. Bene, interessa anche vedere uno spettacolo, una qualcosa quando si reca allo stadio, per un qualcosa in più rispetto al tanto ci basta arrivare nei primi quattro e basta. Cioè proprio quel qualcosa in più, perché un discorso è ragionare dal punto di vista della società, dell'allenatore, dall'altra parte ragionare dal punto di vista del tifoso. Cioè sono proprio due ragionamenti che prendono in esame argomenti diversi. Io vi voglio fare un esempio che è lampante, perché credo che dove arriverà la Juventus a fine anno dipenda proprio da quelle che saranno le prestazioni della Juve, perché tramite le prestazioni arrivi al risultato. Mi spiego meglio. Udinese-Juventus 3-0. Prendete il primo tempo di Udinese-Juventus, prendete il secondo tempo di Udinese-Juventus. La squadra era la stessa, la competizione era la stessa, la partita era la stessa, è cambiata una cosa che era l'atteggiamento. Nel primo tempo cercare di andare oltre le nostre concezioni, oltre i nostri limiti, oltre il semplice "ma sai che sono più forte dell'Udinese sulla carta e quindi vediamo cosa succede?" Andare ad attaccarli in avanti, andare a prenderli alti, cercare di metterli in difficoltà, cercare di non farli respirare. Il secondo tempo, all'epoca è: ma è agosto, pressare così tanto è complicato, aspettiamo un attimo. Ed è vero, sono d'accordo. E allora mi chiedo, perché ad ottobre o comunque a fine settembre tra Lecce e Atalanta quel pressing non viene più fatto? È passato del tempo, è passato un mese e un po', non c'è più quel caldo, atleticamente dovrebbero star meglio, perché si rinuncia? Perché sono scelte, perché queste sono decisioni, come con la Lazio è stata fatta una bellissima partita perché sono state fatte delle scelte, delle decisioni, la partita è stata preparata in un certo modo, è stata preparata bene. Ci sono state altre partite, come le ultime due, che mi viene a dire casualmente, ma non è casualmente, sono state quelle dopo l'unica sconfitta per 4-2 e si è tornati agli antichi, alle antiche convinzioni, agli albori si è tornati, no? Quindi difesa posizionale, difesa passiva, ordinati, speriamo che non ci facciano gol. Poi come farlo ci pensiamo, vediamo dove andiamo. Quello che dico, il tifoso della Juve vuole qualcosa in più. Perché è il quarto anno in cui la Juventus ragiona sul binario del vabbè, se comunque arriviamo quarti alla fine non è male. Ma non è un ragionamento da Juventus e non è un ragionamento da tifoso della Juventus. Per quello quando mi dicono porta pazienza, sii positivo, dobbiamo avere fiducia, ci riesco a darla fiducia, non riesco a essere positivo, non ce la faccio. Perché e poi mi sembra che questa critica, che deve essere vista come costruttiva, arrivi non dall'oggi al domani, arrivi alla quarta stagione in cui la Juventus ragiona sul binario del qualifichiamoci in Champions League. E per me è un po' eccessivo, perché capisco che un anno possa andare male, possa andare storta, e Pirlo si qualifica all'ultima giornata.
capisco che un anno Ronaldo va via l'ultimo giorno di mercato e quindi fino a gennaio non hai la possibilità di sostituirlo perché Ken non è quel giocatore, prendi Vlahovic, puoi fare la ricorsa e arrivi in Champions. Capisco che l'anno scorso c'è stata la penalizzazione, è stata un'annata strana, è quello che volete, però quest'anno giochi soltanto la Serie A, hai tutto il tempo del mondo da dedicare lì, non sembrano esserci complicazioni esterne legate ad alcuni giocatori chiave che da un certo punto di vista in poi ti lasciano a piedi, come è stato con Ronaldo, o nemmeno ragioni extracampo che ti possano portare a concentrare e a disperdere energie. Cioè c'è questo e basta, non c'è neanche la competizione europea che ti toglie energia, concentrazione, non c'è niente. Cioè quest'anno c'è questo. E allora, dato che quest'anno c'è solo questo, quel qualcosina in più di cui parlavo prima, quel qualcosina in più che vuole il tifoso, secondo me è sacrosanto e necessario. Perché il tifoso della Juve, secondo me, se per 4 anni di fila viene abituato a ragionare soltanto sul, vabbè, sai cosa, alla fine qualificarsi in Champions non è male, mi sembra un po' l'importante non è vincere ma partecipare. In una squadra che ha come motto vincere non è importante, ma l'unica cosa che conta, non tanto perché deve vincere sempre, ma deve provarci sempre, mi sembra quantomeno incoerente, quantomeno incoerente. Quindi queste sono un po' le motivazioni e credo che davvero Udinese-Juve sia la partita emblema di questa squadra. La Juve che con un approccio di un certo tipo riesce a mettere sotto l'Udinese nel primo tempo, la Juve che abbandona quell'approccio ritorna alle prestazioni dell'anno prima nel secondo tempo e si fa tirare in porta 14 volte dalla stessa Udinese. Quindi se quando la Juve non fa quelle prestazioni, non offre quelle prestazioni, non prepara le partite in quel modo lì, come per me è accaduto il Lecce-Atalanta, io credo che sia giustissimo mettersi qua e dire no, pretendo che vengano fatte, per rispetto per chi viene allo stadio, per rispetto per chi guarda le partite, e banalmente perché quella strada ti porta a dei risultati migliori rispetto a quell'altra. Tra Lecce-Atalanta quante macro occasioni da gol abbiamo avuto? Macro, eh? Che vuol dire che potevi effettivamente segnare. Con l'Atalanta credo zero. Quel qualcosa che si è visto è stato con Lecce, dove hai meritato di vincere la partita. Non è stata una partita che dici wow, lo standard di partita a cui mi voglio abituare, o la partita che sogno di andare a vedere allo stadio, che sogno di prendermi su e spendere 150 euro, la butto lì, per andare allo stadio a vedermi quella partita. Quindi poi il tifoso della Juve, se dopo 4 anni che l'obiettivo della Juve è comunque nei primi 4 va bene, 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 in un'annata in cui non c'è nemmeno le coppe europee, in cui dici sai vabbè, d'accordo, in campionato, perso punti, però qua mi posso rifare, io credo che il tifoso della Juve faccia benissimo ad essere un pochettino, non dico infuriato, ma infastidito, infastidito, perché un conto è ragionare dal punto di vista dirigenziale, societario, un conto invece ragionare dal punto di vista del cuore, del tifoso, della passione. Sono proprio, secondo me, due concetti, due ragionamenti diversi. E dando un'occhiata al calendario delle prossime partite, io vi dico che sono preoccupato. E se l'obiettivo minimo, quello per cui si lavora, è la qualificazione nelle prime quattro, io vi dico attenzione. Perché se le partite, le prossime partite, le approcciamo con il mood dell'Udinese del primo tempo, beh, non fanno paura. Non fanno paura in Italia, quasi nessuna squadra, quasi, poi va giocata, però sicuramente so che posso mettere in difficoltà tutti, Inter, Milan e Napoli comprese, eh? Con quell'approccio lì, quella voglia lì, quella gamba lì, quella rabbia lì, positiva, sportiva. Non sono qui a dire vinciamo al 100%, ma sono qui a dire escano delle partite combattute. Se entriamo invece in campo con qualsiasi squadra, che può essere anche il Cagliari di Ranieri, che non so se arriva la prossima partita Ranieri col Cagliari, anche il Cagliari di Ranieri ci può mettere in difficoltà. Può comunque far venire fuori una gara equilibrata in cui l'episodio e poi magari l'errore e poi magari la giocata di uno dell'altra squadra possono cambiare tutto. Possono cambiare tutto. Concludo dicendo, non è che se la Juve va in avanti come con l'Udinese nel primo tempo poi rischia di più in fase difensiva. Cioè, semmai è il contrario, signori. Semmai è il contrario. Se la Juve esce bene, senza lasciar respirare e giocare da dietro le squadre avversarie, si difende attaccando, e rimanendo bassa e passiva, senza essere in grado di difendere il risultato come quando vuole, perché non ha dei difensori come Barzagli, Bonucci e Chiellini del primo ciclo, che rischia di subire delle incursioni, rischia
di farsi sorprendere, perché a un certo punto una difesa sempre messa sotto stress e sotto pressione può sbagliare qualcosa, può succedere, può capitare. Cioè, paradossalmente è il contrario, anche perché il dato è che Atalanta-Juve è stata la 115esima partita dell'Allegri 2.0 e su 115 partite la Juventus di Allegri, da quando è tornata Allegri, ha preso 115 gol. È letteralmente la media di un gol a partita, letteralmente 1.00, 115 su 115. Quindi pensiamo anche a questa cosa, e cioè che difendendo in un certo modo, come nel primo anno dell'Allegri bis e nel secondo anno dell'Allegri bis, e in alcuni frangenti del terzo anno dell'Allegri bis, abbiamo visto delle cose in difesa che non andrebbero viste nella Juventus. Al quarto anno, che l'obiettivo è arrivare nelle prime quattro, se si vince fa lo stesso, se si perde fa lo stesso, che non è ragionamento da Juventus. E ribadisco, a me il tifoso della Juventus che allo stadio un pochettino mugugna al quarto anno di questa mentalità non fa bene di più, perché siamo passati da essere la squadra che voleva vincere la Champions solo per Cristiano Ronaldo alla squadra che ti dice: ma sai che se alla fine arrivo nei primi quattro e mi qualifico per la Champions, quei soldini fanno comodo. Che attenzione, tutte le squadre arrivano a un certo punto che devono resettare, cambiare ragionamento, abbassare i giri, motivazioni sportive, motivazioni economiche, qualsiasi cosa. Però credo che il tifoso poi sia giustificato nel dire che bisogna ricominciare a pensare in un altro modo, che è diverso dal non lo accetto. Lo accetto, ma allo stesso tempo ti dico: d'accordo, però dopo quattro anni Juventus quel qualcosa in più, perché se no, dopo un'annata come quella dell'anno scorso, perché spesso e volentieri diciamo siamo i giocatori, la dirigenza, l'allenatore, come l'hanno vissuta quell'annata lì, ma i tifosi come l'hanno vissuta quell'annata lì? Uguale, eh? E secondo me, come dicevo anche nel post partita con l'Atalanta, i giocatori e l'allenatore della Juventus dovrebbero essere più incazzati per non essere in Champions quest'anno, perché cavolo, quella l'ha raggiunta loro sul campo, l'hanno sudata loro quella qualificazione lì. E dato che quest'anno quello svantaggio di non giocare la Champions come stasera deve diventare un vantaggio, ogni volta che scendo in campo devo avere la bava alla bocca. Per rispetto di me stesso giocatore, che l'anno scorso mi sono fatto il culo e mi hanno tolto da sotto il naso quella qualificazione Champions, quella coppa che volevo giocare in partite come stasera. Io allenatore, che l'anno scorso ho fatto di tutto per arrivare lì nonostante la situazione, e allora bisogna tirare fuori la bava alla bocca e fare quel passo in avanti dal punto di vista del coraggio, perché qua si parla semplicemente di coraggio. Perché Atalanta-Juve è stata una partita risparmio energetico, classica partita in cui ci si è cagati addosso tutti, preparata per non prenderlo, giocata per non prenderlo con la paura di prenderlo. E allora ragazzi non va bene. Al quarto anno di Juventus che dice: vabbè dai, se alla fine dell'anno arriviamo solo in Champions comunque ci va bene, perché l'obiettivo minimo l'abbiamo raggiunto. Allora non siamo più la Juventus. Allora banalmente non siamo più la Juventus. Se questa è la nuova filosofia va benissimo, cioè l'importante è saperlo. Però allora lo stadio, quando arriviamo allo stadio, togliamo il vincere non è importante, è l'unica cosa che conta. Cioè togliamolo, prendiamolo e buttiamolo via. Quando stampiamo le magliette sul retro non mettiamocele più queste frasi. O non quando facciamo interviste diciamo siamo la Juventus. Se la nuova dimensione è un club normale, d'accordo, lo accetto, perché poi il tifoso deve accettare anche quello che è. Però non venitemi a dire che non è giusto che il tifoso ragioni sul binario che alla Juventus possa servire anche quel qualcosina in più, ma anche solo per trovare lo stimolo di guardare la partita. Non è il mio caso, perché io sono comunque innamorato della squadra e lo faccio pure per mestiere. Però tanti nei commenti mi scrivono: ma io perché devo investire due ore del mio tempo la domenica quando potrei fare tutt'altro per vedere qualcosa che non mi attrae più? E cosa gli rispondi? Devi guardarla perché devi essere positivo, devi essere ottimista, e perché la Juventus, cioè, il tifoso non firma un contratto che è obbligato a fare queste cose. Se poi io vedo lo stadio vuoto o
lo stadio che viene riempito da tifosi che ci vanno magari per la prima volta nella vita e quindi non riescono a creare quell'atmosfera solita. Perché? Perché il tifoso che magari era abituato ad andare allo stadio non ci vuole andare più, e perché c'è una situazione, signori, onestamente, è una cosa che va detta, che io trovo imbarazzante, che nella curva della Juventus, nello stadio della Juventus, non si possa entrare con le bandiere, con i tamburi, e invece nello stesso stadio, ma il settore ospiti possa fare quello che vuole. E neanche il tifo organizzato va a perdere un pochettino quello che è sempre stata la sua forza, non può creare le coreografie che vuole. Questa è una roba folle, per quanto mi riguarda, folle, però sono tutti problemi che vanno messi lì ed è inutile ignorarli. Niente, erano un po' le considerazioni, perché, dico la verità, guardando la classifica di oggi e considerando quelle che abbiamo giocato, ma soprattutto quelle che dobbiamo ancora giocare, vi dico, per me oggi è difficile, se le approcciamo come il secondo tempo dell'Udinese o banalmente come le ultime due partite di campionato dopo la sconfitta di Sassuolo, cioè le prossime 7-8 partite le approcciamo così, tra due mesi non ci siamo nei primi quattro, siamo ben distanti dai primi quattro, ben distanti, perché adesso iniziano delle partite toste, delle partite in cui si alza il livello, delle partite in cui vai a affrontare degli avversari che adesso non hai ancora affrontato, e questa deve essere una sorta di palestra per migliorare un pochettino quella che era la novità rispetto agli anni precedenti, e cioè questa volontà di andare a prendere alti gli avversari, non farli respirare, farli sbagliare per via della pressione. Invece le ultime due partite, devo dirvi la verità, mi hanno dato una mazzata tra capo e collo dal punto di vista dell'entusiasmo, perché sembra che siano stati fatti dei passi giganti all'indietro, giganti, non piccoli, giganti. E questa è una gran paura, perché se facciamo dei passi giganti all'indietro e ci ripresentiamo con la stessa mentalità degli ultimi due anni, non le giochiamo neanche quelle partite, non è che non le vinciamo, non entriamo proprio in competizione.